Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, benvenuti in questo video dimostrazione trucco. Stasera ho voluto ricreare il trucco che aveva la grande Melanie B nel secondo album, quindi Spice World, nell'immagine di proprio di copertina, perché all'interno di quell'album ci sono diverse, cioè sono diverse fotografie con diversi outfit, in alcuni casi ci sono anche diversi trucchi. Stasera ho voluto ricreare quello dell'immagine di copertina, quindi quello di lei all'interno della S di Spice. Il trucco è nella parte superiore molto semplice, in quella inferiore invece è abbastanza marcato, è una sfumatura di nero e marrone per fare uno smokey al di sotto, molto aggressivo, molto rock, mi piace tantissimo. Per le labbra invece c'è una tecnica che si utilizzava molto negli anni 90, cioè la linea di matita molto più scura, anche se ho attenuato un attimo l'effetto perché non mi piace, non mi è mai piaciuta neanche in quegli anni quando ero ragazzina e si portava, quindi ho attenuato un attimo questo stacco con la matita scura e il rossetto lucida labbra più chiaro, però si vede ancora abbastanza l'effetto. Io spero che vi possa piacere, vi possa essere utile e vi lascio qui i trucchi dell'ultimo album, il Greatest Hits, li ho fatti tutti e cinque e di qui invece vi lascio tutti e cinque i trucchi del primo album, quindi Spice. Sinceramente quando ho fatto l'ultimo di Spice, che era quello di Mel C, poi sono andata a montare, a mettere link, eccetera, ho visto che per finire quell'album Spice ci ho messo un'eternità. Ora spero che con questo non voglio parlare anticipatamente per mettere le mani avanti, ma secondo me finirà nella notte dei tempi. Ho tempi biblici per queste cose. Ok, un'altra cosa, nulla, vi lascio al video e se vi va guardatelo, vi mando un grosso bacio. E seguite il video. Ciao! Ok, allora ho già fatto la base e ho truccato un occhio. Le sopracciglia sono ancora da truccare e insieme facciamo l'altro occhio e le sopracciglia e le labbra. Prima di tutto vado a mettere una base per ombretto. Questa è della Debbie, è sempre la solita light primer. Non mi piace, ma ahimè, questa devo usare. Ne metto un po' su fin sopra le sopracciglia e ne vado a mettere un'altra goccia anche sotto, perché come potete vedere dall'altro occhio il trucco praticamente è tutto concentrato nella parte inferiore dell'occhio. Primo ombretto che vado a prendere è un highlighter, un beige molto chiaro che prendo con un pennellino normale da setole molto morbide e lo metto su tutta la palpebra, dall'arcata fino alle ciglia. Questo può essere anche sostituito semplicemente con della cipria, ma visto che dall'altro lato ho messo questo, ovviamente lo vado a mettere anche di qua. Mi serve una base comunque omogenea, non più di tanto, che mi faccia durare un pochino di più, ovviamente, mi faccia sfumare un pochino meglio l'ombra che vado a creare. L'ombra la creo inizialmente con il solito marroncino che ormai gli sgoccioli, marroncino opaco con un pennello da sfumatura ampio, questo è sempre quello di Kiko. Prendo il colore, tolgo l'eccesso e coloro all'interno della piega in questo modo, semplicemente facendo avanti e dietro, avanti e dietro. Controllo ovviamente che la sfumatura sia alla stessa altezza in un occhio e nell'altro. Ok. A questo punto, con lo stesso colore, con lo stesso pennellino, prendo un rosa chiaro, opaco, simile a questo. Questo è a base fredda, ma forse sarebbe meglio a base calda, visto che Mel ha una carnagione scura, quindi ovviamente i colori a base fredda ingrigiscono, però io ho questo.
e lo vado a portare al di sopra della sfumatura marrone fino a salire quasi sotto il sopracciglio. Tengo un altro po'. Ora riprendo lo stesso marroncino da questa palette con un pennello più piccino, questo è quello della Essence, inizio a lavorare nella parte inferiore, prendo un po' di prodotto e inizio sotto. Allungandomi leggermente, ora prendo un ombretto nero opaco, questo della Wycon, il numero 02, oddio, apriti, con un pennello molto piccolo e inizio a fare questo smokey al di sotto dell'occhio, semplicemente sfumando il nero al di sotto. Cerco ovviamente di fare la stessa, dare la stessa intensità di sfumatura sia da un occhio che dall'altro. Ovviamente truccando prima un occhio e poi l'altro, non sempre si hanno gli stessi effetti, ma cerco, tento. Lascio da parte un attimo il nero e riprendo il marroncino, il marrone con il pennellino. E mi aiuta a sfumare la situazione qua sotto con il marroncino. Questo non credo che sia un trucco ideale per chi ha molte occhiaie, perché ovviamente tutto questo nero al di sotto non fa altro che... Ahia, mi stavo per chiudere il dito all'interno della paletta. Ora prendo una matita nera e la passo all'interno dell'occhio, sia alla rima superiore che in quella inferiore. Ovviamente senza essere precisi, tanto sotto abbiamo un lavoro molto, molto sfumato, quindi. Ok, ora riprendo l'ombretto nero e il pennellino, tampono il colore sopra la matita così mi regge tutta la serata. E continuo a sfumare sotto. A questo punto vado a tracciare una linea di eyeliner abbastanza grossa, con una particolarità, non so se si nota, ma ha la codina molto piccola che sale verso su. Dopo aver colorato tutta la linea delle ciglia, rintingo il colore, tolgo l'eccesso e vado a creare questa piccola linguetta. Mi metto alla fine dell'occhio e salgo piano piano a piccoli tratti. Più o meno in questo modo. Credo che gli occhi siano abbastanza uguali. Ora mi occorre mettere il mascara. Allora, prima di tutto vado a piegare le ciglia. È uno step che io non salto mai perché le mie ciglia sono... non sono drittissime, ma non sono neanche belle incurvate come piacciono a me. Quindi per me questo è uno step importante, specialmente quando vado a creare un trucco completo come il sabato sera. Allora, come mascara utilizzerò questo della Essence che si chiama Maxi Volume e il top coat allungante. Ho fatto un routine della Kiko. Metterò tre passate di questo della Essence, e ora abbondo con le fibrette di questo mascara, così allungo l'occhio e le ciglia escono al di fuori della linea dell'eyeliner e sigillo il tutto di nuovo con questo della Essence, perché quello della Kiko mi si sta invecchiando e mi ritrovo con le fibrette sulla gota.
Ok, ora vado a sistemarmi le sopracciglia. Ovviamente le pettino col mio spazzolino per sopracciglia e le sistemo con il kit della Essence, di cui la parte marroncina chiara mi sta per terminare. Ok, ora pensiamo alle labbra. Prima di tutto vado a contornare con una matita marrone l'intero contorno e mi spingo leggermente all'interno, ma non coloro tutte le labbra come il mio solito. Dopo aver fatto il primo contorno, sfumo leggermente verso l'interno con il dito. E ritraccio di nuovo il contorno. Allora, come colore utilizzo uno da questa palette della Cargo, che è la South Beach. Questo colore che mi sta per finire, che è un marroncino, un lucido labbra rossetto molto lucido che adoro tantissimo, è finito praticamente e lo vado a mettere ovviamente con un pennellino da labbra. Ok, il trucco per questa sera è finito, spero che vi sia piaciuto. È relativamente semplice, ma ciò che gli dà carattere è questo smokey sotto, che a me sinceramente piace tantissimo perché è molto rock and roll. No, roll no, molto rock, punto. Comunque, io vi mando un grosso bacio, spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!